are no answers. Only actions. Il produttore in effetti aveva chiamato prima un regista che adesso è molto forse più importante di me, si chiama Wes Craven, e con lui aveva fatto tutti i sopralluoghi in Colombia. Ho girato forse due mesi in Colombia con Wes Craven, e poi forse per un fatto che in quel periodo ero più importante, o perché avevo fatto un film che avevo fatto Cannibal Holocaust, che aveva avuto un successo e quindi ai box office ero più importante, e mi diedero l'incarico di fare questo film. Inferno in diretta nasce da due cose. Nasce dalla voglia di Ruggero Deodato di bissare il successo di Cannibal Holocaust e dalla voglia di Fracassi di fare un film. Cioè, fino a quel momento lì Fracassi, giovane produttore, aveva prodotto soltanto dei documentari sulla Formula 1. Non aveva mai prodotto un lungometraggio. Lui era molto amico di Wes Craven. Wes Craven gli aveva scritto anche una sceneggiatura, poi non era mai riuscito a montare questo film con Wes Craven, ma era un amante di questi film. Quindi si unirono le due voglie, quella di Deodato e quella di Fracassi, di fare un film insieme, di un certo tipo. La storia poteva essere molto migliore. Prima di tutto c'era un combattere contro me stesso e contro i produttori, perché i produttori volevano tutti in quel momento un secondo Cannibal Holocaust. Io all'epoca mi rifiutavo di fare un secondo Cannibal Holocaust. Le riprese sono state forse più difficili perché il film era molto più complicato di Cannibal Holocaust. Prima di tutto la location era differente, perché io il primo l'ho fatto in Colombia, ma proprio verso il Brasile, una zona molto più angusta. Invece quest'altro scelsi il Venezuela, in una parte abbastanza avventurosa, era dove sta l'Orinoco che si unisce al Caroni. E l'esperienza è stata un po' diversa perché il Venezuela era un po' più civilizzato della Colombia. Yeah, it was a difficult shoot. You know, we shot it in the Amazon, or the upper part of the upper Amazon that comes into Venezuela. It wasn't easy because we had to literally get on these boats that looked like they were left over from African Queen and go up the Rio Orinoco to these strange locations. Yeah, you fought the humidity and the bugs and it was a little bit of a difficult shoot to say the least. Con gli indigeni io personalmente non ho problemi perché sono abituato a stare tra la gente, a me piace, sono curioso, sono sempre tra le persone, non vado mai dalle persone importanti, vado sempre dalle persone del popolo, dei bassi ceti, per cui capisco subito le loro intenzioni, divento subito uno di loro. E allora mi è facile comunicare, poi specialmente gli indios, che sono la maggior parte di lingua spagnola, io parlo perfettamente lo spagnolo, quindi mi sento proprio uno di loro e comunico immediatamente, quindi non ho mai problemi. Ma non ho avuto neanche problemi quando lavoravo con gli indios di Mindanao, dove la cosa era un po' più diversa, però erano veri, veri, veri cannibali. Però lì con altro tipo di linguaggio me la sono cavata benissimo. Io avevo letto Congo di Crichton, di Michael Crichton. L'inizio di Congo è praticamente tutto Inferno in diretta. Però a parte questo, il film risente di una sceneggiatura molto farraginosa. Deodato spingeva molto sul carattere documentaristico per rifare proprio Zombie Holocaust. Io spingevo sulla storia avventurosa affascinante. E Frugoni spingeva sui rapporti personali, umani, di potere, di cose strane che accadevano. E queste tre cose non si sono mai amalgamate bene. You know, they tried to form it after the Conrad book, Heart of Darkness, you know, a lot of them took off. And the same with I'm not making a comparison between Cut and Run and Apocalypse Now, but you know, Kurtz and
The character I played, there is a similarity, you know, living up the river, you know, out of society, you know. Your journey ends here. Forever. Ma Ruggero, come regista, tecnicamente parlando, forse è uno dei migliori. Non c'è come testa. Cioè, lui sul set ci va per divertirsi. Gira distinto. È capace che se vede una cosa, se ha un'intuizione di inquadratura, fa quell'inquadratura a prescindere dal senso del film, dalla storia, dalla sceneggiatura. Ti fa un'inquadratura perfetta. Però in quel momento lì, quando l'ho conosciuto io, due film con cui ho collaborato con lui, era un regista che non aveva grinta sul film. See, the whole idea is when people don't take themselves so seriously, you know, and they enjoy the work and they make the atmosphere on the set fun, that's when the real creativity can take place. But when they come in with this self-importance, it just goes down the shitter. Ci sono degli attori, i vecchi attori, quelli che veramente hanno una grande personalità, con loro il rapporto è molto facile, bastava dire tre parole e loro capiscono immediatamente e ti seguono, senza porsi troppe domande, sempre senza chiedere. Invece ci sono altri attori che per forza, perché credo che sia una scuola americana quella di discutere ogni scena con il regista. E questa alcune volte non viene accettata da noi registi italiani, o specialmente da me, perché vengo da una scuola rosselliniana e per noi è tutto improvvisato, cioè non è che studiamo, facciamo i disegnini di tutto quello che faremo. Ruggero is the only guy who has directed me and rubbed my ear at the same time. He'd come over, he'd literally come over like this, and he'd grab your ear and he'd start twitching it and be talking to you and go, what are you, man, what? You know, but he's very personal, he's very, the Italians are very emotional and they're very touchy and very, and I like that. Viene l'attore americano alcune volte preparato, perché si è preparato un mese tutta la sua parte, poi viene lì, io ho cambiato ambiente, ho cambiato il personaggio davanti, ho cambiato l'indios, ci sta invece di una donna con i capelli rossi, c'è una con i capelli neri, e l'attore viene, dice, oddio, perché è cambiato? Perché noi siamo fatti così. I think some people had some difficulties, yeah. Williams era un personaggio molto difficile perché probabilmente aveva dei problemi in quel momento e si chiudeva nella stanza, so che aveva distrutto una stanza dell'hotel e quindi è stato difficile, veramente. E poi ho avuto un altro problema con un altro attore americano che beveva e quindi durante una scena che con Karen Black non riusciva ad andare avanti. Allora dopo tre o quattro volte che si ripeteva questo fatto mi sono arrabbiato e l'ho mandato via dal set. E tutto il tempo mi ricordo che c'era Karen Black che mi diceva stai buono, lo cerco di calmarlo io. Invece io dopo mi sono infuriato, l'ho mandato via. Poi mi ha chiesto scusa il giorno dopo, ma insomma. A Karen è deliziosa, Karen è veramente professionista, deliziosa. E John Stein aveva già lavorato con me, un attore che vive adesso a Los Angeles, però è di estrazione italiana. E quindi con lui sono stato benissimo. Lisa era molto professionale. Forse non è rimasta contenta del film, perché magari voleva trovare un film, non so, più impegnato. Però, insomma, è stata molto professionale. Generalmente in tutti i miei film c'è sempre un attore che poi emerge e lo ritrovo nel tempo. In Cut and Run c'era questo Eric Lessell che è diventato adesso una star televisiva. Era un bravissimo attore, mi piaceva. You know, he's regular, you know, I mean, there's nothing odd about Ruggero, you know. In fact, he had a beautiful young dame with him at the time. You know, he likes his women. And so do I. Richard Lynch è un attore molto particolare, dove prima di quando mi ricordo quando lo scelsi, tutti mi parlavano, dicevano, ah, vedrai, avrai a che dire con questo attore perché è molto difficile, scorbutico. Invece con lui mi sono trovato benissimo, ma talmente bene
che l'ho ripreso per altri 4 film e con lui abbiamo un rapporto straordinario. He legitimately likes me and trusts me, and he can direct me. I'm easy to direct with him because I can almost interpret very quickly what he wants. He doesn't have to, he's not confused. He can communicate with me. And he also, he has a language problem. Like he'll say, you know, Rich, and I got it. I understand what you want. And I give it to him and he goes, ah! Michael è un altro personaggio che lo prenderei per tutta la vita. È una persona buona, una persona che vive con 14 lupi. E mi ricordo quando stavo a Los Angeles a fare il cast e chiedevo a tutti quanti, io vorrei quello che ha fatto il nido del cuculo, e tutti quanti mi portavano sempre un altro, non era mai lui. E un bel giorno, mentre stavo sempre davanti al tavolo, che tutti mi portavano delle fotografie dalle agenzie di attori, è arrivato un personaggio, mi ha messo una busta sul tavolo. Io ho alzato lo sguardo per ringraziarlo e mi sono trovato Michael Barrymore che faceva il messenger. We spat Goblin, we was not more. Playing with band Goblin, everybody goes from away. No, everybody has his own career, and I was making soundtracks by myself. And this was one of the first films I made by myself. And he asked me to do the film because he liked it very much, Goblin stuff, and my music. I made a lot of records, and he knew it. Conseguente, in quel caso è stata fortuita perché prima di lui avevo avuto due altre esperienze, due altri maestri, e tutti e due li avevo protestati, uno americano e un altro italiano, perché non avevano seguito bene la linea del film. I was born in Brazil, and so I know very well what happened in Amazonia, and but Deodato didn't know this. But I put something of my Brazilian feeling in that music. For the scenes in the jungle, and I live in Brazil for 12 years. Simonetti, e devo dire, sono rimasto subito soddisfatto. Da allora praticamente non l'ho più lasciato, insomma, salvo in qualche occasione dove lui era occupato con Dario Argento. When I saw the film and I saw the Amazonia scenes, the jungle scenes, I put in this film all my Brazilian feeling. That's why maybe it's one of my best scores. C'è due versioni perché per l'italiano in quel momento andava bene un po' più violento. Invece gli altri mercati erano diventati un po' più soft. E allora ho cercato di creare una versione un po' più adatta al resto del mondo. Poi oltretutto c'era la Germania e il Giappone che erano sempre accettavano molto volentieri la violenza più forte, e in quel momento invece no, hanno abbassato questo tipo di ordine e quindi feci questa seconda versione. In quella versione italiana per esempio c'era lo squartamento di una persona che era completa, mentre nelle altre era solo frammentario. Sì, era violenta, però venivamo dalle immagini del Vietnam, dove i Vietcong facevano delle cose efferatissime. E per questo motivo, insomma, mi sembrava una scena da poter inserire benissimo. Insomma, no, non penso mai alla conseguenza, che penso sempre che è un pubblico adulto che va a vedere. Thank you.
I've had nothing but the best time with the whole Deodato family. It's a very family business in Italy, you know. I mean, they're all on there, his brother and his nephews, and he hires this, he's hired my son, you know, and so I'm personal with them. He's a terrific director. In Italia mi dicono tutti che sono l'unico regista che c'ha la forma americana, dei film americani, cioè tutti i miei film dicono che sembrano americani. Cut and Run è stato un film non a low budget, è un film anomalo, però per me invece ha avuto un buon risultato.